Biellese, territorio straordinario, anche se abbiamo un signore che è quasi un francese, e poi racconteremo anche la storia del perché, siamo nel comune di Muzzano. La villa che vedete alle nostre spalle è stata costruita dall'impresa Apollo. Una unità, come vedrete, è già stata venduta, abbiamo disponibile ancora l'unità di sinistra, dove all'interno, vedete, possiamo creare ancora quello che volete, personalizzare il prodotto. Raccontaci un attimo, Andrea, della tua esperienza francese che poi hai portato qui in Italia, perché a livello di tecnologia, senza nulla togliere gli italiani, ma dopo anni di esperienza in Francia abbiamo portato qui, migliorando la nostra tecnologia, arricchendola con qualche cosa di, che abbiamo imparato in Francia, è vero Andrea? Certo, che da più di 15 anni operiamo sul territorio francese, un territorio molto ricco, un territorio molto internazionale in cui persone da ogni parte del mondo si affacciano e portano tecnologie e innovazioni che abbiamo potuto far nostra in questi anni di esperienza e abbiamo voluto provare a mettere sul nostro caro biellese. Bravo! E quindi in questa nuova casa che potremo vedere insieme troveremo un pochino di tecnologie e di design diversi da quello cui siamo abituati a fare e a vedere tutti quanti qui. Benone, andiamo a vedere all'interno, Andrea. Andiamo. Signori, avete visto che sviluppo di rame che abbiamo qua, che è tutto rame 6 decimi, correggimi se rame, non stiamo parlando di lamierina preverniciata, questo è rame. Andrea, ho visto che avete fatto un lavoro colossale nei tetti, ci dici qualcosa di questi tetti? I tetti sono stati costruiti da un artigiano locale, sono in larice, tintato tutte le perline e le finiture, abbiamo strutture portanti in lamellare, così per i tetti stabili, non si muovono, non crepano e non ci creano i soliti problemi di assestamenti. Abbiamo un lavoro importante che purtroppo non si vede, ma è a livello di isolante, che ci ha permesso di far salire la casa in classi energetiche molto alte. E è un po' presto per scusa se ti interrompo, tra l'altro abbiamo detto una cosa, mi sono sbagliato, siamo in classe A4, non A1, esatto. Queste sono case in classe A4. Abbiamo appena fatto certificato la casa di fianco ed effettivamente sono A4. Fantastico. Andiamo a vederla all'interno. Benissimo, siamo all'interno. Quello che vorrei far notare subito è la potenza di queste strutture. La casa è tutta edificata in cemento armato. In questa casa possiamo ancora, in base alle esigenze di chi comprerà, avere una zona giorno molto grande qui sotto, quindi la cucina, un grande salone, un salotto ed il bagno. Nella zona notte che è sopra possiamo ricavare le tre camere da letto, i due bagni e il guardaroba. In più su questo piano abbiamo ancora una capiente autorimessa doppia che conterrà anche la parte tecnologica, ma la possiamo ancora stravolgere completamente, per cui creare sotto una camera in più. Possiamo fare quello che vogliamo, ma volevo chiedere ad Andrea il perché di una scelta onerosa, perché poi fare delle murature così è stato molto oneroso. Come mai hai fatto una scelta di creare un monolito in questo modo, in cemento armato, inaffondabile? Qui può venire un terremoto che questa casa non patirebbe la minima crepa. Allora, la struttura in calcestruzzo è chiaramente la concezione di casa dei nostri cugini oltralpe. Facendolo da tanti anni ci siamo resi conto di tanti vantaggi che porta questa struttura. Ci porta la struttura con muri molto più sottili di quello che sono le nostre strutture classiche col mattone. Ci porta un vantaggio strutturale, in cui potete vedere che abbiamo dei grossissimi spazi senza interruzione di pilastri, senza bisogno di strutture intermedie, e quindi la possibilità di poter a oggi, con la casa costruita e serramenti fatti, poter decidere se fare 2, 3 o 4 camere. Ci permette una variabilità di cose importante. Oltre a questo, tecnicamente e nella vivibilità della casa, una volta terminata e con la sua controparete realizzata, il senso di benessere senso che di è benessere. L'interno, che tra poco vedremo, perché andremo dalla vicina che abita e quindi vedrete il prodotto finito come
Oltre a questo, Biella, come sapete, è una zona sismica e quindi questa è una casa con le massime caratteristiche antisismiche. Quindi qualsiasi sisma arriverà, questa casa è sensata a rimanere qui. Parte da un costo di 390.000 euro, dopodiché chiaramente dovremmo definire insieme come sarà realmente realizzata e come sarà rifinita. Per tutto ciò che è impiantistica, che è molto importante, credo che sarebbe meglio vederla nell'unità fatta che cercare di raccontarla. Però possiamo dire una cosa, tutto predisposto per la domotica, impianti di ultima generazione, quello che oggi è il top di mercato, qui lo trovate di capitolato. Poi chiaramente vedremo le esigenze di chi verrà, cosa vorrà in più o in meno, però oggi al top di mercato questo prodotto ha veramente tutto. Dall'antisismica, avete visto il tetto fuori, le coibentazioni saranno case quasi, anzi è una casa, come vedremo quella che è abitata, che è quasi passiva, per cui i costi di gestione di questa casa saranno irrisori. Io Andrea vedo quando vendiamo degli alloggi in Biella 100 metri quadrati che vedi la media dei 3.500 all'anno, da ridere, perché questa casa qui vi costerà 200-300 euro all'anno per averla a 22 gradi giorno e notte, quindi massimo della tecnologia. Se vogliamo parlare un attimo di tecnologia, abbiamo raddoppiato il fotovoltaico richiesto dalla legge, quindi non abbiamo un kilowatt e mezzo, ne abbiamo 3 di base, sono già installati, saremo in pompa di calore, quindi col fotovoltaico, con l'abbinamento fotovoltaico, motivo per cui andiamo a costi quasi a zero. Riscaldamento a pavimento di ultime generazioni, quindi bassa temperatura e tutto quello che ne consegue. E poi le finiture. Sulle finiture cerchiamo sempre di levarci un pochino, perché comunque il costo della materia prima riportato al materiale e a questi metri quadri non ha un'incidenza enorme. Adesso vi faremo passare degli scatti per vedere le varie tipologie e le soluzioni che abbiamo all'interno. Dopodiché fermatevi lì che andiamo a parlare con la signora che abita nella casa a fianco e che adora questo uomo e la sua signora, perché li hanno seguiti e hanno cucito un abito su misura nella casa di là proprio per loro. Andrea, grazie. Alla prossima puntata. Arrivederci. Ed eccoci che siamo all'interno del prodotto finito. Dalla parte di là avete visto ancora la struttura che può ancora essere personalizzata. Vi presento Angela, che abita in questa casa da 3 settimane. Sì, siamo proprio freschi. Ma l'impresa Apollo com'è stata, Angela? Com'è andata? Ah, allora, guarda, l'impresa Apollo è stata una sorpresa, perché non la conoscevo, ci siamo innamorati del posto e mi ricordo questa domenica che abbiamo visto il cartello Impresa Apollo. Allora abbiamo iniziato a fare un po' di ricerche su internet, la prima cosa che si fa. Poi una telefonata e abbiamo conosciuto Andrea, che è responsabile, appunto, quello che si occupa della parte commerciale di questa azienda familiare. Ci è subito piaciuto nella sua pazzia, perché comunque... E l'abbiamo trovato proprio in un momento che era appena arrivato dai suoi viaggi in Francia, e è stato un crescendo di emozione, perché lui ci ha spiegato un po' quello che voleva fare qua, il suo progetto, che era ancora tutto molto, molto ancora sperimentale, e noi ci è piaciuto e abbiamo dato fiducia a lui e a tutta la famiglia e ci siamo messi a fare progetti di questa casa, che hanno capito subito al volo un po' i nostri sogni, un po' i nostri interessi, quello che volevamo fare, e cioè, ci siamo trovati molto bene con la moglie che ci ha seguito tutta la fase progettuale, e
diciamo che in un anno abbiamo costruito quello che per noi è realizzato un sogno. Sì, si è realizzato un sogno. Tra l'altro, signori, come abbiamo già detto prima, siamo in una casa che è quasi passiva. Avrà dei costi di gestione che saranno quasi pari al nulla, tutto a pavimento radiante. Ricordiamo che è una casa antisismica, edificata in cemento armato, ha un cappotto, una coibenza termica che è eccezionale, siamo in classe A1. Adesso faremo passare qualche scatto della tua bella casa, sì, anche per le soluzioni che avete fatto all'interno. Non vi resta che alzare il telefono, chiamarci e andiamo a vedere la casa a fianco a questa bella signora, che è la parte di là che quando sarà finita potrebbe diventare, non ti rubiamo tutte le idee, ma qualcuna magari la prendiamo, come questa casa. Grazie Angela del tempo che ci hai dato. Grazie, ciao. Grazie a te, grazie a voi.